sta cambiando anche il concetto di Stato. Perché pensateci, no? Quando noi viviamo in uno Stato, no? Grossolanamente, ci lavoriamo, quindi abbiamo relazioni che hanno a che fare, insomma, con il lavoro, poi gestiamo soldi, denaro, eh? Poi ci conosciamo, abbiamo delle relazioni, e poi comunichiamo, no? Facciamo dei contenuti, facciamo una serie di cose nella vita. E questa parte della nostra vita è sempre di più presso aziende terze. Viviamo là dentro, è il nostro stato, in fondo, tutti quelli dentro Facebook, che si incontrano su Facebook, in fondo, non hanno una loro economia, non c'è quasi uno stato, per non parlare di quanto sono potenti queste aziende, perché oggi lo hanno già dimostrato di essere più potenti dei presidenti degli Stati Uniti, sono aziende private che sono, pensate banalmente, a TikTok che è ovunque, con una Cina che parallelamente con alcuni stati adesso ha problemi relazionali. E allora viviamo dentro stati metastati.